Anna Maria, te sei una grande esperta di comunicazione. Quali temi toccherà durante quest'ultima conferenza della 10ª edizione di Festival Francescano? Facciamo una chiacchierata in realtà e parliamo di bellezza, di quanto la bellezza sia soggettiva, di quanto stia negli occhi di chi guarda, di quanto possa essere naturale o artificiale, di come cambia nel tempo, di come può essere ricattatoria, di come possiamo avere nostalgia o bisogno, di come sia un elemento di comunicazione, di quanto possa o debba essere artificiale e omologata e di quanto invece stia nella differenza. Un altro dei temi che mi piacerebbe raccontare, se i miei correlatori lo sfioreranno, è che bisogna un po' educarsi alla bellezza, e che la bellezza è un fatto di consapevolezza e di cultura anche. Bisogna imparare a riconoscerla, e una volta che la si riconosce la si può trovare da tutte le parti. In questo senso bellezza, curiosità e creatività si uniscono nel nostro farci scoprire con entusiasmo il mondo e anche noi stesse. Lei ha dedicato una vita alla comunicazione ma anche alla creatività, appunto. Come vede i tempi che stiamo vivendo, i giovani di oggi, che sono anche i suoi studenti? Allora, sui tempi che stiamo vivendo vorrei una domanda di riserva e non so cosa dire, veramente non so, cioè avrei mille cose da dire, molte delle quali non si possono dire. Sui giovani, non sono così pessimista e credo che non sia giusto generalizzare, ci sono dei giovani meravigliosi, vivaci, attenti, molto più cosmopoliti di come ero io ai miei tempi, curiosi del mondo, che sanno le lingue, che sono intraprendenti, che hanno voglia di mettersi in gioco e che hanno voglia di scoprire e di trovare se stessi. Ci sono altri giovani che forse hanno avuto meno opportunità anche di consapevolezza, che sono sfiduciati, che avrebbero bisogno di aiuto e di sostegno, ma di un aiuto per crescere e per buttarsi nel mondo, non di un aiuto per restare lì in un angolino. Aiutare i giovani a crescere è una grandissima sfida e dovrebbe farsene carico l'intera società. Oggi non so quanto questo avvenga. Grazie.